Ciao a tutti. Allora, speriamo che la videocamera, la fotocamera non mi casca. Allora, eccoci qua, nuovo video. Ho realizzato un'altra creazione in stile etnico e vi voglio far vedere prima di tutto materiale, così in generale che ho usato, e poi vi farò vedere la, ovviamente la creazione. Ok. Ho usato questo componente in rame, in metallo color rame. Ho sfruttato anche questa asolina che è sua, è tutto un pezzo. Questa. Voi direte cos'è, perché non fa vedere subito. Poi, materiale veramente molto semplice, praticamente tutti da recupero, non c'è niente di costoso, di prezioso. Allora, questa ho pagato 2 pezzi e 1 euro, quindi è tutta cosa molto. Poi, questi rocaille di Conteria, che ho preso, una volta ho preso una rivista di perline, c'erano dentro tre, c'era un'altra rossa. Comunque, voi vedete, molto sbiaditi tutti e due. Comunque, questa qui è arancione accesa e questa qui è molto molto leggero marroncino. Comunque sulla creazione si vede meglio. Allora, queste. Poi ho usato anche queste qui, che sono una specie di delica, ma molto molto irregolare, è proprio una cosa molto brutta a vedere così. Sono un topaz che dà riflessi a B. Violetto sul rosa, insomma, questi, la luce veramente non vi fa capire nulla. Ok, e infine ho usato anche queste perline che ho preso da Ilaria Bijou, Idee Bijou, che c'è anche su Facebook. Io ho un negozio qui a Livorno, quindi vado lì. Queste qui, anche queste, sono molto molto irregolari, sono di un colore celeste molto acceso. Ok, queste sono le. Ah, e poi io di girocollo vi farò vedere direttamente. Allora, e eccoci qua la creazione. Ecco. Allora, un ciondolo molto molto grande. Scusate, ma devo aggiustare un pochino la fotocamera perché mi sta crollando. Un ciondolo molto grande, praticamente è un 7 centimetri di altezza. Solo ciondolo, scusate, solo ciondolo senza frange, 7 centimetri per così, 8 largo, e con le frangette 12 centimetri. Praticamente, cioè, molto molto vistoso. Oggi fotocamera balla. Perdonate, e non vi fa vedere nemmeno tutto intero. Ok, più da vicino. Un paio di cosine ci sono, diciamo preziosi, ma sono sempre di recupero. Allora, nel centro, in questo buco qui che è presente su questa parte nuda, qui ho messo una pietra che è molto irregolare, che era parte di una collana vecchia, non lo so quanti, 20, 30, 30 anni, forse di più. Una pietra bianca con latte. E poi ho messo, aggiunto qui chips di pietra del sole e ambra. Anche ambra ho messo un pezzetto qua, un pezzetto qua, insomma, tutta. I punti più, diciamo, dove finiva il giro più basso, c'era tipo un gradino, uno scalino. L'ho messo sopra queste pietruzze e in questo modo nascosto. Allora, questo qui sarebbe quel colore che vi dicevo, arancione acceso, ma sempre nella fotocamera non è così, come lo vedete voi, non è. Veramente molto arancione su tendente al rosso e molto acceso. E poi ci sono anche rocaille bianche, sempre Conteria.
Queste sono questa specie di delica e l'unica perlina precisa qui sono questi 15-0 bronzo che sono fatto il picot con questi bronzo. Ok, adesso la levo dal collo perché vi volevo parlare anche di questo girocollo. Eccoci qua, prendiamolo in mano. Ok, vedete com'è grande? Enorme. Allora, dietro è così, ho messo questa alcantara, finta alcantara color beige e niente, rifinito tutto, vedete? Rifinito tutto con le perline bronzo, sempre non 15-0, ma questi che fanno ultimo giro di rifinitura, questi qua color bronzo, color rame, non bronzo, è proprio colore di questa qui, ma sono sempre conterie, anche qui sono presenti sulle frangette che circondano queste perline bianche. Due sotto e due sopra sono queste bronzo, sempre conterie di quelle che non è buona niente. Comunque sono riuscita a recuperare un pochino e devo dire effetto molto bello. Poi voglio parlarvi di questo girocollo. Il girocollo, una volta terminato questa collana, questo ciondolo, cioè, non sapevo, non immaginavo cosa potevo mettere qui in questo capietto che era già abbastanza grande, quindi una catena sarebbe molto ciondolante dentro, un filo di qualcosa molto piccolo. Allora ho realizzato questo girocollo con l'uncinetto e cordoncino cerato marrone da 1 mm, quelli che vendono in bobina. Vi farò vedere il mio cordoncino, questo qui, cordino cerato da 1 mm normale. Non ho fatto altro che avviato con due maglie, con due catenelle all'uncinetto, con due catenelle e ho fatto la spighetta romena, credo che si chiama così, spighetta romena. È molto bella questo punto perché permette di fare le collane ai nostri ciondoli dove non sappiamo cosa mettere, magari non piace una catena, non piace. Insomma, potete provare, potete anche rendervi conto che sono, non si allarga, non è cordino cerato, non è elastico per niente, quindi rimane bello fermo e mi piace, devo dire, molto. La chiusura è questa qui, ho fatto sempre una perlina color rame. Quando sono arrivata alla fine del girocollo, rimasto un pezzo di filo 10 centimetri, non lo so, infilato la perlina, girato, ho fatto diversi nodini, poi una goccia di Azulit che quando si asciuga non si vede niente, uguale da questo lato qui. Una volta terminata, era filo, cioè un pezzo dall'inizio del lavoro, filo, lasciate, se volete fare, lasciatelo abbastanza lungo così siete più tranquilli. Ho fatto catenella chiusa, un paio di nodini e goccia di Azulit e questa qui. E la chiusura è questa. Devo dire che molto, cioè, subito all'inizio è difficile, dura lavorare il cordino cerato all'uncinetto. Poi ho lavorato con un uncinetto che è 1,50 mi sembra di misura, molto fine, sì. Questo è 1,80, quello che ho lavorato io era 1,50, ancora eccolo qui, ecco, questo uncinetto qui, fa vedere o no? Il numero, no, non lo fa vedere perché non lo so nemmeno io. Ok, comunque con questo uncinetto molto molto fine e dura, però una volta presa la mano va avanti. E questo qui,
Non lo so come chiamarla. Per ora non mi è venuta nessuna idea, quindi se avete qualche ideuzza, voi scrivetemi. Un'altra cosa, qui ho voluto staccare la frangia di due perline e nel mezzo ho fatto i picot come quelli intorno. Mi sembra un effetto piacevole. Allora la tengo così perché se no scende. E questa è la mia ultima creazione. Per ora è tutto. E niente, alla prossima. Ciao.